1-1 palla al centro, si potrebbe dire. L'analisi è abbastanza semplice. È un brutto governo di sinistra in Calabria ha pagato giustamente un prezzo e gli elettori hanno deciso di cambiare. In Emilia-Romagna la candidatura di Stefano Bonaccini, un governatore evidentemente apprezzato dai suoi cittadini, la somma dei voti della sua lista civica e del voto disgiunto ha certamente fatto la differenza, significa che gli elettori hanno voglia di scegliere e che sono tornati a partecipare, i numeri dell'affluenza ci dicono anche questo. Francamente la notizia insegnano che è quando l'uomo morde il cane, non quando il cane morde l'uomo, che il Partito Democratico e la sinistra vincano in Emilia, mi sembra tutto sommato un dato che sta nelle cose. Semmai la vera vittoria del centrodestra, che finora è stato sottolineato poco, è essere stati in partita fino all'ultimo e per la prima volta aver mandato i cittadini dell'Emilia-Romagna a votare senza che questo fosse un risultato scontato fin dall'inizio. Fino all'ultimo c'è stata la possibilità che la situazione si ribaltasse, credo che questo sia un grande successo. Il centrodestra nel centro-nord soprattutto è trainato dai muscoli della Lega e dei Fratelli d'Italia, che ha fatto un'ottima prestazione. Resta una debolezza del centro su cui tutti noi dobbiamo in qualche modo concentrarci per costruire qualche cosa che possa affiancare i nostri alleati della Lega e di Fratelli d'Italia. Il fatto che gli elettori scelgano quando ritengono di essere stati poi governati, come in Emilia Romagna, è un segno positivo secondo me, nonostante la coalizione di cui facevamo parte abbia sul filo di lana perso questa sfida. Vuol dire che gli elettori vogliono decidere, vuol dire che il buon governo o quello che gli elettori ritengono tali paga, vuol dire che gli italiani hanno modo di discernere, vogliono tornare a scegliere. Soprattutto il buono è che si sia scelto tra due coalizioni che sono entrambe figlie della politica e non di quell'antipolitica un po' approssimativa, un po' giustizialista, un po' velleitaria, che ha tenuto banco per molti anni in questo paese e che oggi sembra, diciamo, spinta ai margini dalla volontà degli elettori. Il risultato di Cambiamo? Ma Cambiamo era lì per testimonianze, poco di più. Volevamo esserci per dare una mano a Lucia Borgonzoni, alla Lega, allo gigantesco sforzo di una battaglia che poteva essere una battaglia campale, comunque lo è stato epocale, perché ripeto ci fanno stare sul filo di lana fino all'ultimo. Eravamo lì solamente per fare un favore ai nostri alleati, non ci siamo presentati in tutte le province, ci siamo presentati in alcune province con alcuni giovani di buona volontà, quindi non era altro che una prova di testimonianza di cui ringrazio tutte le persone che hanno partecipato, ma francamente non mi aspettavo nulla di meno. "120 persone si sono riunite nella serata di domenica in via Embury a Ventimiglia per dare vita al flash mob delle Sardine, il movimento politico nato a Bologna per contrastare in particolare la Lega di Salvini. L'evento è iniziato con la testimonianza di una donna vittima della violenza del suo ex compagno. Alla manifestazione è intervenuto anche il sacerdote genovese Don Paolo Farinella, di 72 anni, già noto per la sua vicinanza al movimento, che ha duramente attaccato sia Salvini che Berlusconi, elogiando le Sardine per aver dato una scossa alla politica e indicandole come una svolta per l'Italia. Don Farinella ha anche evidenziato come sia necessaria una legge elettorale democratica e ha sottolineato come i confini non debbano essere barriere, ma vadano attraversati. Il flash mob si è concluso con la testimonianza di un giovane afghano scappato dalla guerra, che ha ringraziato la città di Ventimiglia, dove ha trovato una grande famiglia, e con un applauso per Delia Buonomo, la titolare del bar Hobbit, balzata alla ribalta delle cronache per il suo aiuto concreto ai migranti di passaggio a Ventimiglia. A Delia sono state affidate delle piantine per realizzare quello che è stato definito il giardino dei giusti all'interno del suo locale. Prima di lasciare la piazza, le Sardine hanno intonato "Bella ciao". Che mi sento di morire, e se io voglio...
E lutto nel mondo politico imperiese per la scomparsa del senatore Nedo Canetti, storico esponente della sinistra imperiese e parlamentare dal 1971 al 1987 tra le file del Partito Comunista Italiano. Canetti ricoprì successivamente anche importanti ruoli nel Partito Democratico, del quale diresse anche l'ufficio stampa centrale. Nedo Canetti aveva compiuto 90 anni il 27 luglio scorso e lascia la moglie Carla, storica esponente della CGIL imperiese, e i figli Valeria e Silvio, entrambi ex consiglieri comunali di Imperia. Il PD imperiese, nell'esprimere in una nota dolore e costernazione per la scomparsa di Canetti, parla dell'ex senatore come di un punto di riferimento per la sua tranquilla saggezza e grande capacità di analisi, che hanno spesso contribuito in modo determinante alle scelte politiche locali del partito. Ai familiari di Nedo Canetti vanno le condoglianze della direzione e della redazione di Imperia TV. In seguito a quanto accaduto nella serata di sabato 25 gennaio presso l'ospedale di Sanremo, l'azienda sanitaria imperiese comunica che ieri mattina i pazienti trasferiti a causa del cortocircuito sviluppatosi in un locale tecnico esterno del padiglione Boria sono rientrati nel reparto di degenza OBI, osservazione breve intensiva. Il reparto di Day Surgery, dove erano stati provvisoriamente trasferiti i pazienti, è in fase di ripristino e da oggi, lunedì 27 gennaio, ha ripreso a funzionare regolarmente. A seguito dell'accaduto si ricorda che non si sono verificati danni a persone e già in serata era stata ripristinata la sicurezza dell'impianto elettrico. Il direttore generale dell'ASL 1, Marco Damonte Prioli, ringrazia il personale per tutto il lavoro svolto, che ha ridotto al minimo il disagio dei pazienti coinvolti nello spostamento. Il Consiglio Comunale di Alassio è stato convocato per giovedì 30 gennaio a partire dalle 9.30. L'ordine del giorno della seduta, fra le altre pratiche, è il riconoscimento della spesa per i lavori di sommorgenza eseguiti a seguito degli ingenti danni causati dagli eventi meteo-marini del novembre e dicembre scorsi, la determinazione di aliquote e detrazioni per l'imposta municipale propria, l'aggiornamento del DUP, il documento unico di programmazione 2020-2022 e ancora l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022. Sarà inoltre illustrata al Consiglio per l'approvazione la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento in house alla GESCO della gestione di servizi bibliotecari e culturali per il sistema bibliotecario urbano e gli istituti culturali Memorial Gallery, Pinacoteca West e Pinacoteca Levi. Sanremo ha celebrato oggi il giorno della memoria in ricordo della tragedia della deportazione nei lager nazisti. Protagonista della cerimonia svoltasi presso la lapide di Corso Mombello, a fianco del sindaco Alberto Biancheri, l'alpino Bartolomeo Crespo di 95 anni, che all'età di 19 anni, dopo appena 20 giorni di militare, fu deportato in Germania, dove vide morire tanti coetanei e suoi commilitoni. Una drammatica testimonianza la sua, che ha contribuito a ricordare una delle pagine peggiori della storia mondiale. Innanzi la lapide ai caduti è stata deposta una composizione floreale fregiata dal tricolore dedicata a tutti gli internati nei lager nazisti. Il sistema informativo Excelsior, realizzato da UnionCam in accordo con ANPAL, ha fornito i primi risultati del monitoraggio dei fabbisogni occupazionali delle imprese nel primo trimestre 2020. A livello nazionale si registra una crescita delle assunzioni previste sia su base mensile che trimestrale, in larga parte trainate dalla domanda di laureati. In Liguria sono 11.180 i contratti programmati alle imprese nel mese di gennaio, in aumento di 1.520 unità, più 15,7% rispetto a gennaio 2019, e saliranno a 31.140 nei primi tre mesi del 2020. Dall'analisi degli ultimi 12 mesi risulta evidente un picco di assunzioni nei mesi primaverili in preparazione della stagione estiva e a gennaio quasi totalmente assorbite dal settore turistico e commerciale. Il settore dei servizi nel complesso assorbirà l'80% delle entrate previste, nell'industria si concentrerà il rimanente 20%.
20%, cresce in termini percentuali la richiesta da parte delle imprese di profili high skill ad alta specializzazione tecnica, ma anche di conduttori di impianti e macchine. Tra le professioni più richieste, le imprese si segnalano cuochi e camerieri, tecnici delle vendite, commessi di negozi e nella grande distribuzione, personale non qualificato nei servizi di pulizia e personale di amministrazione, segreteria e servizi generali. Rispetto alla classe dimensionale delle imprese, il 59% circa delle entrate previste a gennaio riguarda quelle con meno di 50 dipendenti, il 16% le imprese tra i 50 e i 250 dipendenti e il 25% quelle con oltre 250 dipendenti. Abbiamo vinto, credo, meritatamente, perché abbiamo fatto veramente bene. Merito dei ragazzi che hanno dimostrato in una partita del genere di avere le palle per proporre quello che avevamo preparato in settimana. È stata una settimana un po' intensa per diversi motivi, perché non sapevo come andare a affrontarli, perché ero pieno di dubbi, perché non ho dormito tutta la settimana, perché c'è stata la paura giusta, che è quella che fa la differenza in questi momenti, la paura di deludere una città intera e ti fa uscire fuori qualcosa di importante. È uscito qualcosa fuori di importante sia a livello caratteriale ma credo anche a livello di gioco. Complimenti ai ragazzi, che testa adesso alla prossima, perché c'è da fare un rush finale di rara bellezza e di rara intensità. Ma c'è importanza per i 3 punti. Il resto mancano 12 partite. Quindi sarebbe da pazzi pensare. Cioè, se diamo continuità a quello che abbiamo fatto oggi, penso che ci potremmo togliere delle soddisfazioni. E se riuscirò io a cercare di incidere nella maniera positiva un gruppo che l'ho sempre detto può togliersi delle soddisfazioni. Oggi è stato veramente bello, perché un pubblico così merita dei palcoscenici diversi. Non è per fare una leccata di culo a nessuno, è vero. Mi sono emozionato, sono tornato indietro nel passato. Bello, ti dà tante emozioni. Ti dà tante cose, questa roba qui è qualcosa di fantastico, si gioca per quello. Quindi. Fate complimenti ai ragazzi, li faccio a loro e faccio complimenti anche al presidente dell'Albenga per la sportività, perché è raro trovare chi ti abbraccia, ti dà la mano dicendo che hai meritato. Quindi, bello, è stato tutto bello, poi il 90esimo sognavo con un cambio, sono stato molto molto fortunato oggi. Oggi è la giornata della memoria, in troppi casi della memoria corta. Ricordare la Shoah, l'eccidio di milioni di ebrei nei campi di concentramento nazista, è diventato sempre più difficile. L'oltraggio è costante e continua. Da Mondovì, dove è stata imbrattata la porta d'ingresso della casa di una deportata, allo sfregio verso chi lavora per la pace in Sicilia, dove la sede degli scout è stata deturpata e incendiata. Siamo all'intolleranza totale, non c'è morale, non c'è sufficiente attenzione affinché certi gesti, certe vergognose espressioni antidemocratiche e violente non avvengono. Auschwitz, Birkenau, Dachau, tanti nomi di lager che riportano la vigliaccheria, la ferocia di chi in nome di una razza superiore seminava morte tra bambini, donne e uomini. Per anni si è abbassata la guardia, per troppo tempo.
In molti hanno fatto spallucce di fronte a chi insisteva nel dire che il male nazifascista non era morto definitivamente. C'è un rigurgito internazionale che non può farci dormire sonni tranquilli. Nazisti e fascisti sono alla porta, ma non per colpa loro, come sempre per colpa di coloro che si voltano dall'altra parte, nella stessa e identica maniera di come quando Hitler e Mussolini salirono al potere. Allora da oggi guardiamoci intorno, alziamo la bandiera della libertà e inchiniamoci di fronte al ricordo di chi si è immolato per la nostra libertà. Teniamo la memoria sempre attiva e non soltanto una volta all'anno. La star della NBA Kobe Bryant è morto in un incidente di elicottero in California, nella contea di Los Angeles. A riportarlo il sito TMZ. L'ex cestista dei Los Angeles Lakers era a bordo del suo elicottero privato con almeno altre tre persone oltre al pilota. Il veicolo ha preso fuoco una volta precipitato e inutili sono stati i soccorsi. La moglie Vanessa non sarebbe tra le vittime. Kobe era nato negli Stati Uniti ma era molto legato all'Italia visto che aveva trascorso 7 anni da ragazzo quando aveva seguito il padre Joe, lui stesso giocatore di basket. Anche per questo era diventato un grande tifoso del Milan. È sempre stato considerato uno dei migliori cestisti al mondo oltre ad aver conquistato tantissimi trofei e record che lasceranno per sempre il segno nella storia del basket e fanno di lui un'autentica leggenda. Il Napoli batte 2-1 la Juventus, le parole del tecnico dei partenopei Gennaro Gattuso. Tutta la squadra, lo stadio, l'atmosfera, tutto. Non c'è un giocatore che ha sbagliato partita oggi. A partire da Meretta, a finire da Isai o chi per esso, oggi tutta la squadra ha fatto una grande partita. Abbiamo concesso solo 2 palle gol alla squadra, a una delle 3-4 squadre più forti d'Europa in questo momento. Siamo stati bravi. In fase di non possesso e in fase di possesso. Maurizio Sarri commenta la sconfitta della sua Juventus contro il Napoli. Non credo neanche a chi dice che noi siamo entrati in campo blandi perché l'Inter e la Lazio hanno pareggiato, perché se fosse così sarebbe ancora più preoccupante. Questi sono eventi che ti mettono davanti un'opportunità e la mente dell'uomo di fronte all'opportunità si deve incattivire, no? Ammorbidire, quindi... E questo è l'aspetto un po' più preoccupante. Le parole del tecnico della Roma Paolo Fonseca dopo il pareggio nel derby contro la Lazio. E continua come un giocatore molto, molto importante. Ma oggi ho deciso che Spinazzola era meglio per affrontare Lazio. Io ho dubbio fino ieri, ma penso che con la situazione del terzino destro dell'Asio più veloce, penso che la decisione di fare giocare Spinazzola è stata accertata. Spinazzola ha fatto una bellissima partita.